A questa consegna importante, un ricordo della chiusura della passata stagione, la vittoria della scarpa d'oro da parte di Francesco Totti, miglior cannoniere europeo. Ha conquistato due traguardi importanti e inediti nella sua carriera Francesco Totti l'anno scorso: uno è il titolo di capocannoniere vinto con 26 gol e l'altro, più prestigioso se vogliamo, perché il riconoscimento che va al miglior cannoniere europeo della stagione, è la scarpa d'oro che gli viene consegnata da Franco Sensi. Tre generazioni, quella di Franco Sensi, quella di Francesco Totti e quella del piccolo Cristian, a confronto per un unico grande abbraccio. Quella di Totti è stata la migliore stagione della carriera, ha vinto la scarpa d'oro con 26 gol che valgono 52 punti, davanti ad Alex Alves, brasiliano dell'Herenveen, davanti a Van Nistelrooy, a Diego Milito, a Canutè, a Ronaldinho, a Lucarelli, a Gekas, a Drogba, insomma tutti grandi nomi, grandi firme che Francesco Totti ha messo in fila. Premio ampiamente meritato, veramente straordinario. Sono felice che il pubblico giallorosso possa festeggiare col proprio idolo, col proprio capitano. È stato l'esecutore perfetto di un gioco eccezionale. Ha fatto benissimo Francesco Totti a sottolineare a ripetizione e ad elogiare i propri compagni, però lui ci ha messo del suo, perché non dimentichiamoci che questo premio è arrivato dopo un infortunio molto grave, per cui oltre ad aver fatto i gol è stato bravissimo a reagire immediatamente alla sfortuna. Il pallone ad Aquilani, Vucinic, lo vanno a cercare subito Vucinic, Totti, colpo di tacco che libera Tonetto, c'è Vucinic in area con Juli, ancora Tonetto, il cross sta arrivando, Taddei per il colpo di testa, allontanato Loria, poi De Rossi, Vucinic, Aquilani prova a calciare, splendido gol di Alberto Aquilani, 1-0 per la Roma. Un altro splendido gol di Aquilani, più bello di quello di Palermo. Aquilani ha portato in vantaggio la Roma e lo strilla a tutta Roma praticamente. Che meraviglia, un gol straordinaria bellezza, calciato benissimo, lui è dotatissimo balisticamente parlando. Consentimi, più o meno il gol di Bellucci della settimana scorsa, sotto la traversa Manning non poteva assolutamente farci niente. Guarda, ha calciato di collo interno, veramente un grandissimo gol da parte di Aquilani. Due presenze, due gol per Aquilani in questo campionato, è stata la rete numero 6 in Serie A per il centrocampista della Roma e della Nazionale. Che... settore destro, dove la manovra con Locatelli è più pericolosa, così almeno ha detto Brighi. Aquilani al limite, palla dentro, Juli, 2-0, Juli ha raddoppiato, il primo gol con la maglia della Roma dell'ex Barcellona. 2-0, ha raddoppiato Juli al 37esimo, partita chiusa. Sì, gol, tra l'altro credo Massimo che si sia fatto male il giocatore francese perché si è accasciata a terra, assist centrale, vediamo adesso l'azione, una linea, la linea della difesa della Roma, del Siena, abbastanza larga, posizione regolarissima di Juli, ottimo l'assist di Aquilani, rimpallo, bravissimo Juli a chiudere e partita credo con questo gol chiusa. Bravo Aquilani, Aquilani si evidenzia anche per un assist, favorito tra l'altro da un tocco di Bertotto, ha messo Juli tu per tu con Manninger e questa volta il francese non poteva assolutamente fallire. Un applauso senza fine per Alberto Aquilani che ha lasciato l'Olimpico, ha segnato il suo primo gol, ha colpito una traversa, una splendida prova di Aquilani, mentre il calcio di punizione è stato allontanato da De Rossi. La Roma può ripartire, prima con Totti, poi arriva Vergassola, fermato anche lui, contropiede per Perrotta che manda Totti all'uno contro uno, uno contro uno con Perrotta, se ne va Francesco Totti, sta arrivando anche Perrotta, Totti da solo, Totti, 3-0, che bellezza, 3-0, Francesco Totti, primo gol in campionato, la rete numero 152 in Serie A, fulminato Manninger, Roma 3, Siena 0. Il gol che tutto il popolo giallorosso aspettava è arrivato, giocata straordinaria dettata da un contropiede perfetto della Roma, Totti ha puntato l'avversario, ha stretto con l'esterno del piede destro e ha calciato benissimo a chiudere sul primo palo, guarda, ha puntato secco Bertotto, si è liberato d'esterno e subito rapido ha chiuso sul primo palo, Manninger non l'ha neanche vista la palla, gran gol di Totti. Gol numero 152 in Serie A per Francesco Totti, è il primo in questo campionato.
lo stava aspettando tutto il pubblico dell'Olimpico, è arrivato proprio in chiusura al 44esimo del secondo tempo, lo applaude con questo gesto anche Mancini.